Gol e anche un po' di pepe. Niente male per essere un amichevole d'agosto. Genoa e Torino si regalano 8 reti, 4 per parte, e solo gli shootout e i rigori all'americana decidono che il trofeo lo deve alzare Cristian Stellini, capitano del Grifone, proprio come un anno fa. Per noi era comunque la prima partita di livello importante, giocata anche su un terreno grande, finalmente su uno stadio, e quindi abbiamo tenuto comunque bene. Credo che quest'anno abbiamo delle buone caratteristiche, sapremo arrivare pronti all'inizio del campionato e abbiamo fiducia di fare una buona stagione. Rossoblù e Granata sono in campo per onorare la memoria di Claudio Spagnolo, il tifoso genuano ucciso il 29 gennaio del 95, ma sarà per il ritorno degli ex blucerchiati Sereni e Novellino e per quello dei tanto amati Stellone e Lazetic, che però mollarono il Genoa retrocesso in Serie C. Al Ferraris, insomma, sono più i fischi che gli applausi a farla da padrone, tanto che l'ultra trentennale gemellaggio tra le tifoserie viene messo a dura prova. Sì, è stata, direi, un'amichevole piuttosto abbastanza emotiva sotto tutti i punti di vista. Una sfida dai due volti, bellissimo quello del Genoa nella prima parte, grintoso quello del Toro nella ripresa. Nel tridente di Gasperini brillano Di Vaio, Borriello e Papavaigo, proprio il senegalese estrae il primo jolly dal mazzo con un colpo del suo repertorio, scatto bruciante sull'imbeccata di Milanetto e incrocio nel 7 alla destra di Sereni. È il nono, esplode la gradinata nord che si ripete 5 minuti più tardi quando lo stesso Papavaigo pesca Borriello in area piccola. Per l'ex rossonero è un gioco da ragazzi bruciare Natali e realizzare il tap-in. È il solito Genoa a tutto gas, Juric e Di Vaio fanno impazzire Comotto a sinistra, mentre Papavaigo e Conco, parola di Gasperini, sembrano due McLaren sulla fascia destra. Proprio il francesino triplica al 34esimo su angolo di Milanetto e solo un tiraccio di Barone, deviato da Stellini, un minuto più tardi, salva l'onore del Toro e fissa il parziale del primo tempo sul 3-1. Noi abbiamo sofferto sugli esterni, poi l'abbiamo un attimino ricorretta la squadra, è andato tutto bene dopo il secondo tempo. La gara cambia quando Novellino inserisce Di Michele. Dopo che Grella ha riaperto la sfida al decimo, l'ex palermitano si scatena e firma la doppietta che ribalta il punteggio. Al 28esimo va via sul filo del fuorigioco e supera Scarpi. Poi al 45esimo si ripete su preciso assist di Lazetic. Solo il colpo di coda di Sculli al 46esimo rimanda il verdetto agli shootout, senza per questo rovinare la serata del presidente Granata. Bene la reazione, bene la voglia, la grinta, la determinazione. Secondo me Rosina tra qualche settimana farà lui la differenza sicuramente.